Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i nuovi provvedimenti del governo perché dopo il primo Natale in zona rossa è in arrivo la seconda Pasqua blindata dell'era Covid per il nostro paese. Lo ha deciso l'esecutivo di Mario Draghi di fronte a quella che è l'impennata dei contagi da coronavirus e il rischio di saturazione degli ospedali, varando un decreto legge, non un DPCM, le cui misure partiranno dal prossimo 15 di marzo fino al 6 di aprile. Sono poche le deroghe alle restrizioni, tra cui una visita al giorno ai parenti, che metteranno di nuovo alla prova le attività economiche, tanto che regioni e comuni, pur non andando a discutere il decreto, hanno chiesto dei ristori immediati per andare quantomeno ad evitare le pesanti conseguenze sociali. Con l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza, intanto passano in area rossa l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, il Veneto e la provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. Tutte le altre saranno invece arancioni per effetto del decreto. Resta in bilico la Basilicata su cui è in corso una valutazione da parte del Ministero, mentre invece la Sardegna è l'unica a restare in area bianca. Il nuovo esecutivo ha varato la stretta in una giornata delicata per l'Italia, in cui i positivi hanno sfiorato i 27.000 e le vittime un numero alto, 380, con i positivi al Covid che hanno nuovamente superato il mezzo milione di persone. 2 mesi di varianti hanno portato la curva ad impennarsi e la stretta si propone di mitigare l'epidemia e favorire quella che è la campagna di vaccinazione di massa, dunque una situazione che, appunto, come si vede, è particolarmente delicata. Ora il bollettino Covid nazionale. Nella giornata odierna sono 26.062 i nuovi positivi a fronte di 372.944 tamponi processati, con la consueta ormai distinzione tra test antigenici e i monoclonali. Aumentano i ricoveri ordinari con 497 e le terapie intensive con più 68 posti letto. I deceduti sono stati 317, il tasso di incidenza è sceso al 6,98%. Situazione delicata in Piemonte, con un aumento di 4 pazienti in terapia intensiva e 106 negli altri reparti, con più di 25.000 persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Sul punto, intanto, andiamo ad ascoltare le parole della cabina di regia. Questa settimana purtroppo la situazione epidemiologica nel nostro paese è andata peggiorando e l'incidenza è salita a 225 casi per 100.000 abitanti, quindi un valore piuttosto elevato. Anche l'RT è in aumento e si fissa a 1,16, quindi ben al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 31%, quindi al di sopra di quella che viene considerata la soglia critica, ovvero il 30%. Stante la situazione epidemiologica e la diffusione delle varianti, anche per accelerare la campagna vaccinale è necessario contenere e mitigare l'andamento dell'epidemia, è necessario anche che i cittadini rispettino dei comportamenti prudenti. In Campania i dati, come sempre, di competenza dell'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono stati 2.940 con 693 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 27.263 per un numero di antigenici invece di 4.516. La percentuale si attesta al 10,78%. I deceduti sono stati 23, con 20 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 4.655
persone, i guariti invece sono stati 1689. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 150, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria sono 3160 i posti a disposizione della regione tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1547. Restiamo proprio in regione perché il presidente Vincenzo De Luca ha affrontato in una consueta diretta sui propri canali social quello che è l'excursus dei vaccini sul territorio, annunciando comunque che da parte della regione l'impegno sul fronte della campagna vaccinale è e resterà massimo. Sentiamo proprio le parole del governatore. A dicembre il governo decide a un certo punto, d'intesa con altri governi europei, di dare vita al V-Day, il Vaccino Day, la giornata della vaccinazione. Cioè i governi d'Europa, a cominciare dal governo italiano, comunicano ai nostri cittadini la buona novella. Sono arrivati i vaccini, abbiamo i vaccini, può cominciare la campagna di vaccinazione. Questa è la notizia. Si fa questa giornata simbolica dopo che abbiamo visto arrivare con manifestazioni perfino folcloristiche un grande evento mediatico. Portiamo il furgone nelle caserme. Domenica 27 non c'erano tutti i vaccini. Era una giornata, come dire, dimostrativa per dire simbolicamente ai cittadini comincia un'altra fase. E quindi da gennaio si può cominciare la vaccinazione di massa perché c'è la piena disponibilità dei vaccini. Siamo partiti tutti quanti fiduciosi perché ci avevano detto arrivano milioni di vaccini, partite. Anzi, ci avevano detto mettete da parte una metà dei vaccini, un terzo dei vaccini perlomeno, perché dovete fare la seconda dose, almeno per Pfizer e Moderna. Poi Moderna sono arrivate poche migliaia, ma insomma, fondamentalmente Pfizer perché AstraZeneca ancora non era arrivata. Siamo partiti così. Dopo un mese ci hanno cominciato a dire che i vaccini non arrivavano. Questo è tutto. Siamo andati avanti a gennaio rispettando le priorità, vaccinando il personale sociosanitario, le residenze per anziani, poi gli ultraottantenni, adesso i pazienti fragili, ma ripeto, in condizione di carenza di vaccino. Oggi l'obiettivo che abbiamo noi in Campania, perché dobbiamo dare pure una prospettiva di serenità ai nostri concittadini, è quello di porre fine a questo calvario per il 2021. Ho detto altre volte che avevamo programmato di poter arrivare nel mese di luglio ad avere almeno la città di Napoli tutta vaccinata, come fatto simbolico. Avevamo programmato un lavoro per avere Napoli come prima grande città d'Europa libera dal Covid. Non ci sono arrivati i vaccini e dunque i tempi si sono allungati. Proprio sul caos vaccini, in particolar modo per quanto avvenuto con AstraZeneca, a tranquillizzare la popolazione è intervenuto il responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia Europea del Farmaco, Marco Cavalieri, che ha detto il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace e bisogna continuare ad usarlo. In relazione a quelli che sono stati i casi di trombosi riscontrati, ha detto non sono eventi comunemente associati a un vaccino, bisogna capire che cosa è legato al vaccino e cosa no. Ad oggi non c'è alcuna prova che il vaccino possa aver causato questi eventi. Noi comunque, ha detto Cavalieri, speriamo di dare risposte in tempi brevissimi. I dati che ci giungono dal Regno Unito sono rassicuranti, non ci sono dei casi allarmanti. Per quanto riguarda invece il sequestro del lotto, è legittimo fare delle indagini, ma mi sembra difficile
che ci possa essere stato un problema con la produzione di un lotto. Intanto AstraZeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture proprio del vaccino contro il Covid dall'Unione Europea. In una nota del gigante anglo-svedese si legge: AstraZeneca è dispiaciuta di annunciare delle carenze nelle spedizioni che erano state pianificate, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture. Ora una notizia particolarmente triste per tutto il panorama nazionale ci lascia. Raul Casadei è stato per tutti il re del liscio, l'uomo che ha trasformato il folklore romagnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in tutta Italia, su quella sorta di inno nazionale Romagna mia, scritto dallo zio secondo Casadei, ha costruito una carriera leggendaria all'insegna dell'allegria, la solarità e la genuinità tipica della sua terra. Se n'è andato a 83 anni dopo essere stato ricoverato lo scorso 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena per aver contratto il coronavirus. Come ha raccontato la figlia Carolina, le condizioni erano buone fino a che non c'è stata una bassa saturazione riscontrata con il pulsiossimetro. I medici hanno notato una polmonite e hanno deciso di ricoverarlo. Dopo una decina di giorni di lotta contro il virus, un aggravamento delle sue condizioni fino al decesso. Un grande ringraziamento alla sua immensa carriera lo ha dato Mirko Casadei, il figlio di Raul. Ha detto: gli artisti come lui non moriranno mai, resterà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che continuano ad esistere, ha detto appunto Casadei. Oggi, ha concluso, è un giorno triste non solo per la Romagna ma per tutta l'Italia e la musica popolare. Paura nella notte a Casoria, in provincia di Napoli, dove un improvviso maxi incendio ha completamente distrutto il capannone della ditta Mavicom, che produce materiale elettrico ed informatico. L'agenzia ANSA riporta che il danno ammonterebbe a circa 1 milione di euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cercato nei limiti del possibile di domare le fiamme insieme all'intervento della locale stazione dei carabinieri. L'incendio è stato poi domato, ma praticamente tutto il materiale è andato distrutto. È stato interpellato il titolare della ditta, un 59enne incensurato di Frattamaggiore. Sono in corso le indagini, anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, soprattutto per andare a capire la natura dolosa o meno, appunto, dell'evento. Ci spostiamo ora a Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica in terra di lavoro con i dati forniti proprio dall'ASL. Nel bollettino di sabato 13 marzo sono 348 i nuovi positivi, con 346 guariti e 2 deceduti. Per la prima volta dopo svariati giorni si ferma la crescita dei positivi sul territorio, discesa anche importante del tasso di incidenza, che fa registrare il 12,27% a fronte di 2.836 tamponi processati. Caserta città resta comunque in cima per numero di casi attivi, con 509 attuali positivi. C'è poi Maddaloni con 453 e Aversa con 321. Numeri crescenti, come abbiamo visto, del contagio, e in particolar modo la comunità di Santa Maria Capua Vetere decide di cautelarsi con una nuova ordinanza firmata dal primo cittadino Mirra. Fino al prossimo 21 marzo è stata disposta la chiusura al pubblico del Parco dei Diritti del Bambino, il divieto di utilizzo di giostrine sia in giardini pubblici che nelle piazze, nonché la chiusura alle 18 di bar ed altri esercizi che non hanno la cucina, rimanendo consentito fino a quell'ora l'asporto e la consegna a domicilio. Per le giornate di 13, 14 marzo, 20 e 21, il divieto per i minori di 18 anni di circolare sul territorio comunale dalle ore 18 senza l'accompagnamento dei genitori. Solo negli ultimi giorni si sono registrati 40 casi positivi sul territorio, ed è per questo che l'amministrazione ha raccomandato a tutti i cittadini la massima attenzione e il rigoroso rispetto di norme che impongono sacrifici e limitazioni della libertà al principale, come dire, la principale salvaguardia della tutela della salute.
Sospiro di sollievo per gli agenti del carcere di Carinola perché dopo molteplici appelli ci sono state in mattinata le prime somministrazioni di vaccino anti-Covid con tanta paura soprattutto per tre agenti che hanno perduto la vita dopo le complicazioni dal Covid e la necessità di andare quanto prima a rinforzare il personale da questo punto di vista. La campagna è partita venerdì presso il carcere di Benevento e sarà poi estesa a tutte le altre strutture della Campania che naturalmente tramite l'accesso alla piattaforma della Regione. Al momento sono circa 4.000 i poliziotti penitenziari che prestano servizio in regione e quotidianamente sono a rischio per la propria salute e quella dei propri familiari. Chiudiamo con il calcio, archiviate le fatiche di Europa League contro il Manchester United, il Milan si trova ad affrontare un'altra partita particolarmente delicata per il prosieguo della stagione. Infatti a San Siro arriva il Napoli, match in programma domenica sera alle 20:45. Ritorno al passato per il tecnico Gennaro Gattuso che al pari dell'avversario Stefano Pioli ha bisogno dei tre punti per poter continuare il sogno Champions League. Recuperi importanti per i rossoneri con i rientri di Theo Hernandez e Çalhanoğlu. Verranno valutate oggi le condizioni di Romagnoli e Calabria. Non saranno della partita Bennacer, Ibrahimovic e Mandzukic al pari di Ante Rebic. Gattuso si schiera a specchio 4-2-3-1 con diversi dubbi di formazione. In difesa ci sarà Manolas al fianco di Koulibaly con Rachmani fuori per un infortunio muscolare. Sulla sinistra ballottaggio Mario Rui e Isaia. Centrocampo ballottaggio anche qui tra Diego Demme, Timué e Bakayoko. In attacco invece sembra essere Victor Osimhen il favorito per giocare come prima punta, supportato da Insigne, Zielinski e Politano. Domani scende in campo anche la Casertana. Il tecnico rossoblu Federico Guidi ha presentato in conferenza stampa il match contro il Bisceglie. Lo ascoltiamo. Sì, le insidie saranno molte perché il Bisceglie troveremo una squadra che ha fame di punti, una squadra che chiaramente vuol tirarsi fuori da quelle che sono le sabbie mobili dei play-out e ora le partite scarseggiano e quindi ogni squadra per raggiungere il proprio obiettivo dà sempre qualcosa in più, quindi sappiamo che sarà una partita che dal punto di vista dell'atteggiamento non possiamo assolutamente sbagliare, anche perché noi siamo a un passo da quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo e vogliamo farlo il più velocemente possibile per poi andarci a dedicare a partita dopo partita per proiettarci in orizzonti nuovi. Quindi domani giochiamo a casa nostra e vogliamo continuare sul trend positivo che abbiamo ultimamente, perché le ultime due prestazioni sono sicuramente state buone, sia quella col Francavilla che quella a Vibo, dove non siamo riusciti a vincere, però la squadra sul campo è stata dominante, quindi vogliamo continuare su queste prestazioni qua. È una squadra che alterna momenti di grande pressione a momenti in cui ha un atteggiamento un po' più conservativo, abbassandosi un po', quindi dobbiamo essere bravi e lucidi ad interpretare queste due situazioni. Ci saranno momenti in cui attaccheremo in spazi più aperti se nella nostra prima costruzione saremo bravi e qualitativi nel far uscire la palla e veloci soprattutto, e ci sarà dei momenti in cui dovremo essere bravi sulla falsariga di quello che abbiamo già vissuto a Vibo, di essere pazienti, attaccare spazi stretti, e dobbiamo essere più bravi rispetto a quello che siamo riusciti a fare domenica scorsa, perché dobbiamo aumentare la nostra qualità nelle combinazioni strette, nelle giocate sul terzo uomo e soprattutto nella velocità della circolazione della palla se vogliamo andare a mettere in difficoltà i loro difensori negli uno contro uno. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.